Sì, pronto? Pronto? Pronto, sono in linea. Ciao, sì, ciao Paolo. Sono il presidente onorario dell'associazione Marco Pantani, pagano politeista e odiatore. Odiatore di che cosa mi chiedono? Odiatore del criminale di Gesù Cristo, per i sacri raggi del sole, per i misteri di Ecate e della notte, per tutti gli influssi delle sfere della notte per cui esistiamo e ci siamo di esistere. Io ti odio, Gesù Cristo, ma l'odio è un sentimento troppo nobile per essere riversato su una religione squallida e infame come il cristianesimo. È più giusto parlare di schifo. Io provo lo schifo. Oltretutto, la figura di Gesù Cristo è stata, secondo me, rapinata dalla, dalla figura di Pitagora di Samo. Sì, beh, ne aveva parlato anche Claudio di questo. Posso aggiungere qualcosa? Sì, fa pure. Ecco, nell'età ellenistica, cioè l'epoca di Gesù, essendo la fama della formidabile triade di Socrate, Platone, Aristotele ancora troppo recente, no? La loro fama non si era ancora consolidata dal tempo, no? Il filosofo principe era considerato appunto Pitagora di Samo. Sentite, gente, cosa dice il maggior storico della filosofia occidentale, Diogene Laerzio. Allora, dice questo Diogene: la sua veste era bianca, pura, parimenti lo erano le sue coperte. Vi viene in mente, per analogia, che dalle parti della Palestina un personaggio che andava in giro con le vesti bianche? Ecco, non fu mai visto evacuare né darsi ai piaceri d'amore, e si asteneva dagli scherni e dal riso. Vi viene in mente nessuno che in Palestina, colui che era considerato il puro, il casto, l'undolo, il signore, che non rideva mai? Inoltre dice ancora Diogene Laerzio, a proposito di Pitagora: proibiva di mangiare le fave poiché, dotate come sono di natura ventosa, partecipano in massimo grado del soffio vitale. Inoltre stomaco e intestino sono più in ordine. Signori, Pitagora di Samo non scorreggiava! Pitagora di Samo non scorreggiava! E in Palestina, che c'era, per analogia e per simmetria, questo unto del Signore, il puro, il casto. Concludo, cristiani, cristianucci, se vi volete fare una religione, fatevela per cavoli vostri, non venite a rapinare il nostro santo e sacro paganesimo, la nostra santa e sacra religione pagana. Fatevi una religione per cazzi vostri. Ciao Francesco. Spero. Ciao Paolo. Beh, giustamente Paolo, con parecchia carica e con parecchia emozione, dice questo. Ma io vorrei ricordare quello che diceva appunto Nietzsche. Diceva: è vergognoso oggi essere cristiani, e per condannare il cristianesimo è sufficiente il nostro gusto, o meglio il nostro disgusto. E dato il monoteismo, con tutta la sua criminalità, con tutta la sua perversione, tutta la sua ferocità, è qualcosa che è lontano dal nostro sentire, e perciò il nostro disgusto è più che sufficiente per condannare, per rifiutare e per non accettare il monoteismo, perché il monoteismo è sempre legato alla volontà di creare sofferenza. E vogliamo dare un esempio di come il monoteismo gioisce della sofferenza. Io voglio ricordare una donna che si è avuto la notizia della sua morte l'8 marzo di quest'anno, e che da quello che ho visto non è stata granché ricordata. Era di origine veneziana, si chiamava Dana Morosini Reve, ed è morta dopo una lunga battaglia. Certamente sarà una donna che non verrà santificata, non verrà creata beata, perché non è l'esempio della donna che sceglie il martirio, ma di quella che lotta per i suoi diritti a essere curata, e quella del marito. Dana
era la moglie di Christopher Reeve, il protagonista del film Superman. Leggiamo dal Corriere della Sera una piccola notizia che ricorda la sua morte. Oggi più che mai Chris è al mio fianco per questa nuova sfida, aveva detto Dana Morosini Reeve lo scorso agosto, annunciando per la prima volta ai microfoni della CNN di avere un cancro ai polmoni. L'attrice viveva da solo un anno di Superman, aveva da poco perso la madre Ellen per un cancro alle ovaie, ma neppure l'ennesima tragedia, la più personale e terribile di tutte, è riuscita a piegarla. Guarderò a lui come l'esempio più emblematico, aveva aggiunto, per sfidare la sorte con forza, coraggio e speranza di fronte alle avversità della vita. Dopo una lotta titanica per tendere a bada le avversità, alla fine hanno prevalso. Dana si è spenta lunedì sera all'ospedale Sloan Kettering Memorial Hospital di New York, ha annunciato ieri Kate Lewis, fondatore della Christopher Reeve Foundation e sua amica da lunga data. Dana, come il marito, non aveva mai fumato in vita sua, si è spenta a 44 anni, 17 mesi esatti dopo il marito, e dopo aver passato quasi 10 anni ad assisterlo come infermiera, spingendo la sua carrozzella, lavando e vestendolo, condividendo le sofferenze e la battaglia per la ricerca sulle cellule staminali. Cellule staminali, vi dice niente. Dana, prosegue il Corriere della Sera, era talmente convinta che un giorno il suo Chris sarebbe tornato a camminare, da buttarsi a capofitto nella crociata promossa dalla loro fondazione, che ha devoluto oltre 55 milioni di dollari alla ricerca sulle cellule staminali, osteggiata dall'amministrazione Bush. Ecco, questa ricerca non serviva a far soldi, serviva per trovare appunto una cura per le persone che soffrivano di paralisi. Io voglio ricordarvi appunto che Christopher Reeve, il protagonista di Superman, è stato per moltissimi anni paralizzato sulla sedia a rotelle. Era una persona che aveva disponibilità finanziaria e conosciuto, eppure di fronte a un cristiano rinato come Bush non è riuscito a finanziare la ricerca e ha dovuto lottare e ha dovuto morire in carrozzella. D'altronde i cristiani dicono sempre che la sofferenza è il miglior modo per portare le persone vicine a essere Cristo. D'altronde quando si ha Cristo come modello, come sofferente, come moribondo, come morto, si vorrebbe che tutti quanti fossero sofferenti. D'altronde diceva Madre Teresa di Calcutta, chi soffriva la sofferenza ti rende simile a Gesù. E i monoteisti, seguendo questo concetto, seguendo questo desiderio, non sempre fatto di tutto perché le persone soffrissero. E allora pensate che Christopher Reeve, pur avendo i soldi, pur essendo conosciuto, ha fatto fatica in un paese come gli Stati Uniti a finanziare la ricerca sulle cellule staminali, perché i cristiani rinati come Bush gli erano impedito. E mi sembra, per quanto minimo doveroso, ricordare sua moglie, Dana Morosini Reeve, proprio perché gli è stata a fianco, perché ha combattuto, perché ha dimostrato con la sua vita che di fronte a certe cose non si può svolgere il guardo da un'altra parte. Non si può far finta di non vedere, ma si deve vedere, si deve lottare e non si deve demordere mai. E di conseguenza ha fatto sempre tutto affinché il beneficio non fosse soltanto per lei, ma fosse anche per tutti quanti gli altri. E pensate appunto che i cristiani saranno certamente contenti che le persone soffrano, proprio perché per loro la sofferenza rende le persone simili al loro Dio che non è mai esistito, per loro sono ben felici di questo. E di conseguenza un'altra persona è morta, ha lasciato la vita, ma ci ha lasciato anche un esempio in cui si dice non bisogna demordere mai, di fronte anche alle difficoltà maggiori, alle cose più difficili, noi dobbiamo sempre avere il coraggio di combattere, di andare avanti e di sostenere quello che noi condividiamo, di non lasciarsi condizionare dagli altri che si vengono a raccontare che un Dio ha deciso la nostra sofferenza, ma che noi dobbiamo fare il possibile affinché non ci sia sofferenza. I cristiani sono sempre propunti a proporre la sofferenza e quando qualcuno sfugge alla sofferenza o cerca di limitarla, come nel caso delle cellule staminali, fanno di tutto affinché le leggi vengano uniformate sul principio della sofferenza. E pensate appunto quando
il monoteismo vorrà imporre la sua legge, il suo dominio, la sua volontà su tutto il mondo, come potrebbe essere la condizione di vita anche nostra. Perciò finché siamo in una condizione favorevole cerchiamo di combattere il monoteismo, cerchiamo di impedire che il monoteismo diventi un qualcosa che rende la vita impossibile. L'esperienza del passato, se voi pensate quante volte, quante storie, quante cose sono successe, quanti drammi il monoteismo ha generato e quanti ne continuerà a generare. Perciò è bene che ci pensiamo, è bene che siamo presenti, è bene che siamo partecipi, è bene che pensiamo che noi non siamo fatti per soffrire, che la nostra comunità, il nostro mondo ha diritto di vivere secondo delle leggi che non vengono imposte dall'alto o da chi pensa di detenere la verità o da chi pensa di manifestare la volontà di Dio. D'altronde il Dio dei monoteisti non è mai esistito. Quello che esiste è la nostra persona, la nostra individualità, il nostro essere. E il nostro essere non può essere uniformato, piegato, modellato sull'immagine criminale di un Dio come il Dio dei cristiani, degli ebrei e dei musulmani. La nostra vita, per essere orientata, non ha bisogno delle parole di nessun profeta. Questo profeta si chiama Abramo, Gesù Cristo o Maometto. Noi non abbiamo profezie, noi abbiamo cose da comprendere, abbiamo esperienze da vivere, abbiamo la nostra vita da vivere e la nostra vita non deve essere sprecata, sacrificata nel cercare la fede, nel cercare di essere simili a qualche folle idea, a qualche folle profeta, a qualche folle sacerdote del monoteismo. Ma la nostra sensibilità verso il mondo deve essere sempre attenta, sempre accesa, sempre pronta. E perciò stiamo attenti quando ci propongono valori morali che sono basati sulla sofferenza nostra e degli altri. E perciò stiamo attenti a quando i monoteisti si uniscono per imporre agli altri la salvezza. I monoteisti sono sempre pronti a chiedere alla società o alla cultura un limite. Ma loro che limite si danno? Sì, pronto? Sì, sono Carlo. Ciao. Ecco, hai fatto un passo che è tremendamente reale, dico tremendamente perché qualcuno che intende combattere certe follie talvolta usa le stesse follie per combattere quelle degli altri e non se ne accorge che lei preda lui a quelle stesse follie. Bisogna che facciamo attenzione su queste cose, secondo me, e che facciamo delle profonde sollecitazioni mentali onde a riparare a questi guasti di pensiero, perché non possiamo altri dire ti te si mato credere a questa roba qua e da credere a quest'altra. Se c'è da credere a quello che si tocca, a quello che è realmente sperimentabile. E dopo che altro, dobbiamo essere, secondo me, questa è la mia opinione, porre sempre l'ombra del dubbio, cioè di quello che non posso sperimentare di persona o far sperimentare gli altri di persona materialmente, deve avere la modestia di dire al mio è così e mi fermo. Sì, ma sai, le cose importanti da dire, io non ho verità da imporre. Parlo di tutto il sistema di impostazione che deve essere a portata delle nostre coscienze. Sì, lo so, ma sai, con i monoteisti è difficile. Basta così, non stiamo a fare altre prediche, che non ho avuto massa fino adesso, e ti ascolto sempre volentieri. Va bene. Ciao. Grazie, ciao. Sì, difatti appunto la cosa importante è capire che la verità, l'obbligo della verità esiste solo per i monoteisti. I monoteisti devono sempre uniformare le cose, sono sempre pronti a proporti un testo sacro, 10 comandamenti, dei detti, qualcosa che delimiti la vita delle persone. Nel paganesimo questo non c'è. Sì, pronto? Francesco? Sì, ciao. Attento, sono ancora Paolo. Spero si abbia compreso il taglio ironico. Sì, non ti preoccupare, il mio taglio ironico, se gli altri non sono in grado di capire, pazienza. Non ti preoccupare. Il mio aveva una. Ecco, insomma, se avremmo già capito. Sì, sì, sì. Non ti preoccupare. Ciao, ciao. Sì, no, appunto, giustamente Paolo mette passione nelle cose, ma di fronte alla mostruosità del monoteismo, di fronte alla distruzione che il monoteismo porta nelle vite, nelle società, nelle culture, e dobbiamo sempre avere questa capacità anche di arrabbiarsi, anche perché bisogna stare attenti, perché i monoteisti sono sempre pronti a camuffare con qualsiasi cosa la loro essenza. Sì, pronto? Scusa,
cosa, che fate il credito adesso che importa e prove per la verità. Voglio dire che stai 10 anni prima di inventare la droga. Addormentare la gente dopo 2000 anni, l'idea dopo 2000 anni. No, beh, gli egiziani non hanno addormentato nessuno. No, le mummie, dopo 2000 anni, l'idea ancora, sono a vedere la mia Roma. Sì. Comunque il discorso è che impara a drogare la gente e la droga, si compone della morte. Ma vedi, la morte bianca. Lui crede a conquistare il mondo con la forza egizia, non è giusto. No, va bene, ciao. Prima di tutto, allora, gli egiziani che usassero droga, il problema è secondario. Avendo una cultura retta, giusta, una cultura che aveva dei limiti e che poneva sempre il concetto dello Stato egiziano, dell'impero egiziano, e che il suo riferimento era il fatto che il Dio fosse all'interno degli uomini, fosse presente negli uomini, che il faraone fosse il Dio ed era lì toccabile, udibile, ed era appunto fruibile, cambiava moltissimo le cose. E poi soprattutto gli egiziani e i faraoni avevano il concetto della felicità dei propri sudditi, e di conseguenza, se noi andiamo a vedere la condizione sanitaria dell'antico Egitto, parlo prima degli avventi del monoteismo, vediamo che esisteva una condizione di estata sanitaria enorme, cosa che esisteva anche nell'antica civiltà romana. Io ho avuto di recente una rivista medica che parlava delle scoperte della medicina nell'antica Roma, e c'è l'esempio di alcuni strumenti medici che sono uguali adesso. Allora, come mai l'intelligenza di queste popolazioni, di questi popoli, era legata a creare la felicità o togliere sofferenza alle persone? Voglio ricordare che recentemente è stato scoperto il corpo di una mummia di una donna povera del popolo, in cui è stata applicata una protesi al piede per potergli permettere di camminare, cosa che serviva sicuramente per rendere la condizione della sua vita migliore. Allora, cosa cambiava negli antichi egiziani, negli antichi romani rispetto ai monoteisti di adesso? Negli antichi egiziani, negli antichi romani c'era il fatto che l'uomo o il cittadino, l'individuo o il suddito aveva un diritto, e che la società era composta da queste persone, e se queste persone soffrivano la società non poteva certo organizzarsi in maniera organica ed armonica. E allora succedeva che il faraone o l'impero faraonico, l'impero egiziano, avesse l'attenzione massima per chi ne faceva parte. Nell'antica Roma era lo stesso, quello che veniva avanti era il diritto dei cittadini, e i cittadini dovevano trovare nelle condizioni della società gli elementi e le situazioni migliori perché potessero affrontare le cose. E allora esistevano le terme, esisteva anche un'assistenza sanitaria che per millenni il monoteismo ha fatto sparire, proprio perché l'importante era il cittadino, era l'uomo. Nel monoteismo l'importante è la sottomissione a Dio, che poi l'uomo sia misero, soffra, è meglio, perché lo rende simile a Dio. Il martirio, la sofferenza, appartiene a tutti i monoteismi, sia ebraico, cristiano e musulmano. E questo proprio perché il monoteismo cambia radicalmente la prospettiva, l'attaccamento, la visione al mondo. Il monoteismo sradica l'uomo dalla sua comunità, del suo popolo, sradica l'uomo dalla sua sensibilità. Il monoteismo pensa sempre a sottomettere. Se pensiamo che noi abbiamo in corso una campagna elettorale, e interviene la Pontificia Accademia per la Vita e dice: votare candidati anti-embrioni, complicità in omicidio. Come potremmo definire una simile definizione? Che io scelga un candidato che sostenga il diritto alla cura, sono complice in omicidio. Se tu che hai il diritto di imporre le cose, di stabilire cosa io devo votare, sei pronto? Purtroppo l'ascoltatore ha riattaccato. Eppure si è arrivato a questo. E nessun schieramento politico, dall'estrema destra all'estrema sinistra, ha detto i cittadini sono liberi di scegliere, di fare qualcosa. No, perché i monoteisti pensano che tutto quanto deve essere sottomesso alla loro volontà, al loro desiderio, alla loro follia. E allora, quando la Pontificia Accademia per la Vita dice votare candidati anti-ebrioni, complicità in omicidio, mi sembra che della capacità di un cittadino di esprimere la propria volontà, il proprio desiderio, la propria preferenza, non importa niente, l'importante è di ottenere la sottomissione. Abbiamo appunto ricordato persone che hanno dato la vita, che sono morte perché volevano curarsi
e avere la possibilità di dare un'alternativa di vita a chi soffriva, con la ricerca delle cellule staminali. Benissimo, queste sono morte con la sofferenza, però la loro lotta continua. E di conseguenza, quando, visto che siamo in elezioni, qualcuno vi chiederà il vostro voto, voi chiedeteli: ma da quale parte stai? Dalla parte dei cittadini o dalla parte di un Dio impositore? E poi fate le vostre scelte in questo senso. Sì, pronto? Se deve essere qualche problema con la linea telefonica, beh, ricordo i numeri telefonici 049 700 700 e 049 700 38. Ma voi, noi sappiamo che la vita è un qualcosa che nessuno può sottomettere, che può cancellare, che può alterare. Prendo un esempio di una notizia. Sì, pronto? Sì, ciao. Devo trovare anche De Marcel de Tienne, Jean-Paul Vernant, Le astuzie dell'intelligenza. Sì, ma è un vecchio libro, eh? È vecchio. Sì. Ma non ce l'avevo, si vede che... L'aveva fatto la terza, la prima edizione la ancora? Terza. Sì, sì. Sì. In antica Grecia. Sì. E poi ho trovato di Ginette Paris, Hermes Dioniso, e poi di Lopez Pedraza, quello è Hermes e i suoi figli, sì. E Dioniso, cioè, ed è Pedraza, sempre Anima e Psiche. Sì. Li ho trovati tutti, praticamente quelli che mi ha indicato, e anche di Federico Moro. A proposito, Federico Moro sarà a Tiene. Pelo d'acqua, con le storie, sì. A pelo d'acqua. No, lui ha fatto un nuovo libro che si chiama La custodia dei misteri, sarà presentato alla Biblioteca Civica di Tiene, sì. Venerdì 31 marzo alle ore 21. La custodia dei misteri, sì. E lui sa che ha scritto una trilogia sugli antichi veneti. Il primo era La voce della Dea, il secondo appunto La custodia dei misteri, ed è ambientato proprio nella parte nord del Veneto ed è sempre... La custode. La custode dei misteri. E dopo c'è uno messo a una parte della battaglia navale. Sì, quello verrà presentato, se ti interessa, perché io non ne ho parlato perché non ha, diciamo, attinenza diretta con noi. Sì, il 6 di aprile a 90 Vicentina alla Biblioteca Comunale. E quello della Dea, come si titola? La voce della Dea. La voce della Dea. E comunque se vai su internet e ti guardi su federazionepagana.com/radiopagana, sì. Ti trovi la trasmissione, che lui è venuto qua in trasmissione a presentare il libro nel 2004. C'è il suo intervento appunto qua in radio. Puoi andare anche in biblioteca per vedere, no? Che hanno l'internet, che hanno... Sì, tu vai, fai appunto www.federazionepagana.com/radiopagana, sì, sì, poi sì. Vai a cercare l'archivio delle trasmissioni del 2004, sì, e lì sì, ti sì. Puoi scaricare la trasmissione del 2004 in cui Federico Moro presenta la voce della Dea. Sì, sì, sì. Comunque i titoli li ho già messi in nota e sono preparati. Ecco, adesso ho trovato... ti ho detto cosa ho trovato. Ho trovato quello che mi è quello di Steigman Galler. Ah sì, il Santo Reich. Il Santo Reich, sì, ho trovato. Comunque sai, il discorso del paragone nazismo-cristianesimo è una cosa che dà fastidio, perché addirittura è uscito un libro di un cattolico che attacca il libro di Michel Onfray, Trattato di Teologia, sì, sì. Soprattutto perché gli dava fastidio il fatto che Michel Onfray avesse parlato dei rapporti cristianesimo-nazismo. Vedi i libri scritti dei cattolici, non si c'è da fidarsi, neanche quelli più diciamo progressisti, perché c'è sempre dentro uno zambino. Ricordo quello che diceva Nietzsche, bisogna essere più cattivi che i progressisti che con i reazionari. Esatto, mi stai molto attenti dei cose. Ok. Bene. Ciao Ivano, ciao. Non ti preoccupare. Ciao. Sì, visto che sono rimasti pochissimi minuti alla trasmissione qua, io avevo altre notizie, però spero di riservarle per una futura trasmissione, perché questa sera appunto avremo ospite il nostro amico Ettore Ruzza, che ci parlerà della realtà del mondo celtico. Allora tutte queste notizie cercherò di tenerle per un'altra occasione, anche perché ce ne sono alcune interessanti per quanto riguarda il mondo islamico, in cui esiste sempre di più una maggior presenza di elementi laici o che rifiutano il monoteismo islamico. Di conseguenza è anche per dire alle persone: non vedete nell'Islam un monoblocco, non pensate che tutti quanti siano uguali, ma che in realtà esiste un mondo
di persone, moltissime persone all'interno del mondo islamico che si stanno impegnando, che si sono date da fare, che rischiano pur di tenersi lontani dal monoteismo musulmano. E allora il nostro compito è anche quello di sostenere questo. Visto che non c'è tempo, sfrutto gli ultimi minuti per ricordarvi che esiste un sito di varie persone. Ad esempio esiste la psicologa Vafan Sultan, che si dichiara laica e che di fronte a chi gli diceva della bontà della professione islamica ha usato delle parole che potrebbero essere applicate anche al cristianesimo. E dicevano: ma l'islam è buono, noi potremmo dire, ci dicono che il cristianesimo è buono. Come è stata diffusa la tua religione? Con la spada e l'aggressione dei paesi. Poi dite che si è espansa con la giustizia e il rispetto dei diritti altrui. Questa appunto è una donna che vive appunto all'interno del mondo islamico, che si impegna anche lei contro il fanatismo, contro l'Islam, e dice chiaramente: non sono cristiana, non sono musulmana, non sono ebrea, sono una persona laica che non crede nel sovrannaturale. Certo che se il sovrannaturale è quello che propongono i monoteisti, neanche io credo in quel sovrannaturale, anche perché ricordiamo che non esiste niente sopra la natura, che tutto è all'interno del mondo della natura. Esiste appunto un sito che si chiama www.apostatesofislam.com, che raccoglie tutte le persone del mondo islamico che si combattono contro questo. E vorrei ricordare che esiste anche un giornalista arrestato, di cui gli islamici hanno chiesto la condanna a morte per aver pubblicato nello Yemen le famose vignette considerate blasfeme. Sul sito jobserver.com troverete un appello in sua difesa. Questa è una persona che sta rischiando la vita, eppure ha fatto un lavoro di informazione enorme. E di conseguenza ricordate sempre che la recente visita, vi do solo alcuni titoli che hanno fatto tempo a sviluppare, la recente visita che dimostra nella moschea di Roma fatta dal capo degli ebrei italiani, in cui si cerca di riunire il monoteismo, e quando i monoteisti saranno uniti penseranno bene a cercare di sistemare i peccatori. Io nell'ultimo minuto vi ricordo che sabato 25 marzo alle ore 17 presso il Bosco Sacro della Federazione Pagana a Jesolo ci sarà il rituale dell'equinozio di primavera. Il 31 marzo ci sarà appunto la conferenza Atene alla biblioteca comunale, in cui verrà presentato un nuovo libro sui eventi antichi del amico Federico Moro, che si chiama La Costa dei Misteri. E il 17, se non sbaglio, no, il 14 di aprile ci sarà la famosa cena del, vediamo se non sbaglio la data, il 14 di aprile ci sarà la cena del Musso, zona Bassano del Grappa, e poi ci sarà il 13 di aprile a Mestre, questa volta il mutto dell'incontro tra i pagani, i politeisti e i Vican del Veneto. Ciao a tutti, ci sentiamo dalle ore 19 alle ore 20.